Un territorio dedicato alla viticoltura, la Franciacorta, e un'azienda, la Guido Berlucchi. Due storie in una sola realtà, raccontate nella monografia curata da Decio Carugatti che, attraverso 50 anni di immagini e il racconto di Franco Ziliani, riporta le vicende di una grande azienda che ha fatto delle bollicine una bandiera del Made in Italy. Nasce perché Guido Berlucchi ha un po' di vino bianco ma che non riesce a tenere limpido nelle bottiglie. Dopo diversi tentativi riesco a tenergli limpido il vino, ma a me non bastava. Ravvisando che gli elementi presenti per poter fare il passo più importante, quello di spumantizzare col metodo Champenois, allora glielo spiego. E allora insistiamo e le prime 3.000 bottiglie riusciamo a portarle a termine nel 61. Dagli anni 60 ad oggi Berlucchi si è conquistato un posto nell'Olimpo dell'enologia, diventando sinonimo di spumante italiano, anche oltre i confini nazionali, come testimoniano tanti protagonisti del settore enogastronomico. Il mio rapporto con la Franciacorta, con Berlucchi, in quanto ha creato in Italia è la versione italiana, fatta con uve italiane, del metodo classico, è un rapporto naturalmente ottimo, perché queste bollicine sono state elevate in una maniera eccezionale. Io conosco molto bene Paolo Ziliani, è una persona squisita, una persona che pensate che si è offerto addirittura quando c'era il terremoto in Abruzzo, mi ha chiamato che voleva mandare giù tante quelle spumante, e questo bisogna apprezzarlo. Dunque è un sentimento che va al di là, lui sono veramente in gamba.